olivicoltori delle province di Forlì, Rimini e Cesena, buongiorno e ben ritrovati a questo 42esimo notiziario olivicolo dell'Emilia-Romagna del 5 novembre 2021. Un saluto dall'AIPO OP e dall'Associazione Frantoiani e Olivicoltori dell'Emilia-Romagna. Vediamo ora la fase fenologica. Continua la raccolta delle olive con rese in olio comprese dal 13 al 14,5%. La maturazione delle olive e la raccolta è tuttora in atto. Considerazione dei nostri tecnici. Situazione fitosanitaria. Mosca dell'olivo. La popolazione d'adulti in volo è poco attiva. Nelle trappole da monitoraggio si hanno pochissime catture di individui adulti, tutti maschi. Difesa fitosanitaria. Si consiglia sia a chi ha già concluso la raccolta e sia chi è per quest'annata e senza olive di attuare un intervento fitosanitario utile a contenere i parassiti funginei come l'occhio di pavone e la lebbra o eventuali fumagini o batteriosi come la rogna dell'olivo. Occhio di pavone rimane una minaccia. Il periodo autunnale, con i suoi aumenti dell'umidità e le temperature ancora miti, favoriscono le infezioni da occhio di pavone, un fungo parassita che ha un periodo di incubazione anche di diversi mesi. Le condizioni ambientali in grado di favorire la germinazione delle zoospore sono l'umidità relativa e le temperature comprese tra 10 e 20 gradi centigradi, con un ideale compreso tra i 12 e i 15 gradi centigradi, condizioni che si stanno verificando in questo mese di novembre. La durata dell'incubazione può variare dai 3 ai 5 mesi, perciò quando vedremo i sintomi nel marzo 2022 vuol dire che la contaminazione è avvenuta in questo mese di novembre 2021. Il maggior danno è quello a carico delle foglie. La caduta di foglie infette può avvenire anche prima del manifestarsi dei sintomi tipici dovuti all'età della foglia. Cadono prima le foglie più vecchie. La maggior caduta di foglie si ha comunque in primavera successiva. La difesa va attuata con prodotti a base di rame. Bene gli ossicloruri, che svolgono una duplice funzione di protezione delle foglie non ancora infette e un'azione defogliante a carico della vegetazione compromessa. Un saluto e un arrivederci al prossimo notiziario olivicolo dell'Emilia-Romagna. Campagna finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia.